Vergognoso quello Beh, che stiamo raccontando in questi questo è una giorni, no? cosa, guarda, io trovo sconcertante tante cose. Primo, il fatto che quando in Parlamento si è stata proposta una commissione. E oggi ha scritto for la forza di chi non odia. Beh, lei, chi conosce Liliana Segre, sa che è questo. Lei non è una persona, non è una capopopolo, non è una persona, è una persona che racconta con grande dettagli e serenità, se vogliamo dire quello che è successo. Ma prima di tutto, al punto, chi era contrario a questa commissione non si è neanche alzato per applaudirla. Ora, io penso sinceramente che una con la storia della Liliana Segre, cioè una scampata all'Olocausto e così via, comunque tu puoi pensarla Come vuoi. legittimamente nel modo più diverso così. Questa commissione che anche in me suscita qualche perplessità, perché non si capisce che funzione abbia, se non una. Non si deve neanche occupare di reati, si deve occupare di odio in senso lato, ma non si capisce in che senso. E però questa cosa io la trovo terribile, ma anche perché anche qui noi diciamo, riceve un certo numero di minacce sui Sì. social. Ora, il Ministero dell'Interno e la Polizia, che comunque sono cose serie, questa tragedia, non è che danno una scorta perché c'è qualcuno che fa un tweet odioso nei confronti, vuol dire che ci sono Che delle c'è un minacce pericolo serie, reale, che c'è un cioè che c'è pericolo reale. qualcuno che sta lavorando per minacciare Liliana Segre e che è stato, diciamo, A questo tal punto è pericolo vero è il stato pericolo che c'è. intercettato, la polizia spesso lo fa. Assegna la scorta a una persona, poi leva la scorta a quella stessa persona dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, Perché quel pericolo non perché è quel più pericolo non c'è più, poi attuale. naturalmente no.